Bentornati in questo nuovo video. Oggi finalmente inizio un video con la full face, anche molto più full face del solito, perché oggi andiamo a parlare proprio di full face e come ottenere un effetto di pelle da Instagram. Perché, cioè, ditemi se la mia base potrebbe essere più coprente di così. Io, come ho detto più volte, come ridirò anche alla fine del video, non utilizzo ultimamente questo tipo di effetto sulla pelle iper coprente, anche perché la mia pelle è migliorata tantissimo ultimamente. Però, dato che sta arrivando il ciclo, come al solito stanno arrivando anche le 3000 imperfezioni, e poi io sono una che soffre tantissimo di rossori, data la pelle color cadavere e misto porcellino. Cioè, io sono proprio rosa, ragazzi. Sì, lo potete vedere benissimo anche dalle mie mani, dalle mie braccia, sono rosa. E quindi anche la mia faccia è molto rosa. A volte mi sento un po' una sedicenne. Però a parte questo, so che tantissime persone, dato che è una delle domande che più mi fate in direct, cercano un fondotinta iper coprente, sia perché magari siete un po' in quella fase brutta e terrificante dell'adolescenza dove esce all'infuori qualsiasi cosa, o anche perché avete dei problemi di pelle. E so che molto spesso, quando si parla di make up, quando si parla di estetica, l'argomento viene preso un po' sotto gamba, ma so che per alcune persone avere dei problemi di pelle, di acne, di imperfezioni molto frequenti o molto espanse sul viso può essere fonte di insicurezza, diciamo, e dato che il make up ci può aiutare in questo, non vedo perché non adoperarlo, insomma. Quindi se questo video vi può essere utile, vi può fare piacere, io sono iper contenta. Per scoprire che fondotinta ho utilizzato e che fondotinta andremo a testare oggi, continuate a guardare il video. Inoltre io vi lascio giù nell'info box altri due video che ho fatto a tema fondotinta, uno dove proviamo il fondotinta più costoso che ho nella mia makeup collection, quindi se siete curiosi di scoprire qual è il fondo che costa di più che posseggo, andate a cliccare il link giù nell'info box. L'altro video invece è quello dove provo il fondotinta più coprente del mondo, ossia il fondotinta che io avevo trovato più coprente nella mia makeup collection prima di aver provato il fondotinta di cui andremo a parlare oggi. Siete pronti? Siete pronti? Perché adesso vedrete una Deborah struccata, quindi mi raccomando, l'importante è che ne siete consapevoli. Ok, allora let's begin, perché non mi si può guardare tutta truccata senza base. Io direi di iniziare subito con un primer. Un primer per avere la pelle perfetta e per andare a coprire ulteriormente le imperfezioni, secondo me, è questo qui di L'Oreal, della linea Infallible Anti-Redness Primer. Io ho la pelle chiarissima, come penso si possa notare, non differisce tantissimo dalla mia maglietta bianca, e quindi sono sempre piena di rossori, come potete vedere voi ultimamente, soprattutto in questa zona qui sul mento e vicino al naso, sono piena di rossori proprio perché mi sta avvenendo il ciclo, e quando si avvicina al ciclo io sono piena di schifezze sul viso. Quindi vado a mettere il primer su tutto quanto il viso, appunto, quante volte ho detto viso. E questo qui va ad attenuare leggermente i rossori. Ovviamente non fa i miracoli, è pur sempre soltanto un primer, però avendo questo tono leggermente molto verdino, io trovo che mi va a spegnere tanto il rosso dal viso. Soprattutto dopo qualche minuto che si setta. All'inizio, col fatto che io la pelle è molto delicata e molto sensibile, quando vado a massaggiare il prodotto sulla pelle è come se andassi appunto a smuovere la circolazione e la mia pelle diventa ancora più rossa. Però dopo poco tende a, vedete com'è appena toccata, però dopo poco tende a migliorare tantissimo la situazione. E questo mi piace tanto, non va a fare l'effetto pore filling, che è una cosa che invece a me piace tantissimo, però per l'utilità della coprenza è un ottimo primer. Il fondotinta che voglio utilizzare stavolta per questa serie di video che faccio ogni tanto dove provo dei fondotinta ultra coprenti è questo qui di Huda Beauty. Io ho il colore Angel Food 110N. Questo non è sicuramente un fondotinta low cost, però so che tantissime di voi e tantissimi di voi volevano provarlo e all'uscita mi avevate chiesto una recensione. Io questo l'ho comprato subito appena uscito,
sui vari siti americani e l'ho presi da Cult Beauty. Io vi lascio tutti i link giù in info box, ma adesso questo lo potete acquistare direttamente sul sito di Sephora, quindi vi lascio direttamente quel link là al sito di Sephora italiano, dato che Huda Beauty è presente in due store in Italia, che uno a Milano e l'altro a Roma. Quello di Milano non ho idea di dove sia, quello a Roma invece è a Piazza di Spagna. Ancora devo vedere lo stand. No, scusate, a Via del Corso. Non so a questo punto se c'è sia a Via del Corso che a Piazza di Spagna. A Via del Corso c'è sicuramente, proprio appena entrate sulla sinistra, perché ci sono stata qualche mese fa e ci stava. Comunque, a prescindere da questo, vi voglio far vedere l'applicazione dopo diversi mesi. Non so se saranno passati 5-6 mesi da quando ce l'ho. Ho preso proprio appena uscito. Vi voglio dire un po' le mie impressioni, perché credo che questo sia il fondotinta più eye coverage che ho in tutta la mia collezione. Mi dispiace che non sia un fondotinta low cost, però è molto conosciuto e molto ambito come fondo, quindi volevo farvelo vedere lo stesso. Il mio metodo d'applicazione è sempre quello del dalmata, quindi io prendo un po' di prodotto, me lo metto sul dito e poi vado a fare dei pallini, e voglio applicarlo da un lato con la blender e dall'altro lato invece con il pennello, così da farvi vedere quale secondo me è il lato migliore e se ci sono delle differenze. A livello di applicazione io ne applico poco più di un pump sulla fronte, giuro che mi sto impegnando a truccarla, ma ne metto poco perché questo è proprio iper coprente, tant'è che la prima volta che l'ho applicato ne avevo messo decisamente troppo, ne avevo presa una quantità più simile a quella degli altri fondotinta che ho e infatti non andava assolutamente bene. Allora io direi di iniziare questo lato con il pennello, e come pennello a me piace utilizzare questi fitti densi. Calcolate che i miei pennelli preferiti da fondotinta sono questo qui, che è del brand Black Canvas, che avevo preso al Cosmo Prof 2 anni fa, e il Pro Foundation Brush 22 di NYX Professional Makeup. In questo momento questo è sporchissimo, infatti non lo sto utilizzando per questo video perché lo dovrei prima lavare, però per farvi anche capire che tipo di pennelli mi piacciono. Allora, vado a stendere. Si stende al profumo, che è una cosa di cui si sono lamentate tantissime ragazze e ragazzi americani. È bello persistente, sa proprio di profumo da donna, cioè da donna anche anziana, magari il profumo delle nonne, quello è vero, però a me piace tantissimo. Mi piace quando i prodotti di make up hanno un buon profumo persistente, cioè guardate la coprenza. Adesso questo colore, perché incredibile ma vero, anche a Roma è uscito un po' di sole, questo è il mio colore invernale, leggermente chiaro, ma dopo che l'ho lasciato su per qualche secondo tende ad ossidarsi leggermente, quindi ora vi farò vedere. A me l'applicazione col pennello piace tantissimo perché si stende facilmente, non c'è bisogno di stare a perderci 3000 ore, nonostante sia un fondotinta densissimo, cioè, guardate quanto è coprente, mi ha cancellato praticamente il labbro superiore. Nonostante sia densissimo, si stende strabene. Cioè, guardate che differenza. Adesso voi lo vedete molto chiaro, anche perché io sono fucsia, quindi lo vedete ultra chiaro. Dal vivo non è così tanto chiaro, ma comunque è mezzo tono più chiaro del mio incarnato. Poi lo andiamo a sistemare con il contour, il blush, eccetera. Questa è la differenza. Andiamo adesso con la blender. Io utilizzo questa di Mulac Cosmetics e vado a picchiettare il prodotto e proprio andarlo a pressare sul viso. Anche il metodo d'applicazione con la spugnetta mi piace tantissimo. Ovviamente la spugnetta assorbe leggermente di più rispetto al pennello, quindi l'effetto è leggermente meno coprente, ma ragazzi, questo è comunque un fondo iper eye coverage, è veramente, vi giuro, il fondotinta più coprente che io abbia mai provato probabilmente, e quindi nonostante si vada ad attenuare leggermente la coprenza è molto relativo. Ecco qui l'effetto del fondo applicato con il pennello e con la blender, ha coperto qualsiasi cosa. Tra l'altro
Devo cercare di farlo proprio aderire bene a qualsiasi angoletto del viso, altrimenti essendo così scoprente si vede proprio la mia pelle sotto. Ecco qui da vicino il lato sfumato con la blender di Moolak e questo qui è il lato sfumato con il pennello. Passiamo adesso al correttore. Vi faccio vedere un correttore che è coprente ma non troppo ed è il liquid concealer di Mesauda. Io adoro questo correttore, lo sto testando da qualche settimana, mi piace tanto perché va a coprire ma non è eccessivamente pesante. Io vi parlo sempre però da persona che non ha particolari occhiaie, comunque l'effetto copertura lo potete vedere direttamente dal video. E Mesauda ha decisamente dei prezzi più contenuti rispetto a quelli di Huda Beauty. Io non utilizzo mai il fondotinta nella zona del contorno occhi perché trovo che vada ad impastare tutto quanto e io vedo proprio la differenza dei prodotti studiati per il viso e quelli studiati per il contorno occhi. Essendo io iperfissata preferisco evitare, anche perché appunto non avendo grandi cose da coprire preferisco rimanere più naturale. L'unica cosa su cui devo davvero lamentarmi di questi liquid concealer di Mesauda è lo shade range, perché ci sono pochissime colorazioni, sono soltanto 4 e ad esempio questa colorazione che ho utilizzato io, che è la più chiara, la 301 Porcelain, è al limite con il mio incarnato. Ad esempio d'inverno io questo correttore non potrò utilizzarlo sicuramente. Intanto io scopro di essermi tagliata il dito molto bene. E il colore più scuro è veramente veramente chiaro, probabilmente il colore di una me abbronzata un po' tanto, però è un po' povera la shade range, un po' tanto povera, 4 colori sono davvero pochissimi. Invece il fondotinta Faux Filter di Huda Beauty ha tantissime colorazioni, quindi troverete sicuramente la vostra. Per fissare questo tipo di fondotinta ipercoprente io utilizzo sempre le compatte trasparenti. Come potete notare, la Brighten Up di Essence, di cui vi parlo praticamente in ogni video, è la mia preferita in assoluto e sta terminando. Quindi adesso, prima che il correttore vada nelle pieghe, io continuo a guardare verso il basso e vado a pressare un po' di questa cipria sul contorno occhi per fissare. Ok, ora posso tornare a guardarvi. Questo fondotinta non è un fondotinta che si asciuga da solo, quindi dovete obbligatoriamente fissarlo. Secondo me, anche se avete la pelle leggermente secca, dovete fissarlo lo stesso, perché rimane comunque abbastanza morbido e abbastanza idratante come fondo, non è effetto full matte. Io praticamente poi per fissare questo fondotinta vado come a fare una sorta di baking su tutto il viso, vado proprio a prendere la cipria trasparente e a pressarla su tutto quanto il viso. Adesso vado a prendere questa della PHR, che è praticamente una linea a lunga tenuta e con grandi performance di Primark. E anche questa cipria compatta costa pochissimo, ma è veramente veramente ottima. Vado a immergerci dentro la mia blender e continuo a fissare finché non ho ricoperto praticamente qualsiasi angolo di viso, perché avendo io la pelle abbastanza grassa, soprattutto in alcune zone del viso, se non vado a fissarlo benissimo questo fondotinta, dopo qualche ora mi lucido. Vado a darmi un colorito umano con un po' di bronzer, contouring, illuminante e blush e ci vediamo dopo. Allora ragazzi, questo è il risultato terminato. Come potete notare, sono finalmente tornata di un colorito normale. Se vi state chiedendo che rossetto ho, perché io lo adoro, questo è il rossetto liquido di Astra, dei nuovi prodotti riformulati di Astra. Si chiama Hypnotize ed è liquid lipstick nel colore 15 Fashionista. Questi mi piacciono tantissimo, ho fatto diverse passate, è stratificabile perché ho fatto almeno 2-3 passate perché volevo rendere il colore super super pieno e ho fatto anche un po' di overline sul labbro superiore. Credo che questi costino davvero davvero poco, quindi vi consiglio di andare a dare un'occhiata se trovate uno stand di Astra in giro. Ma a parte ciò, torniamo alla nostra base. Io la sento adesso che l'ho ben fissata con tutti i miei soliti prodottini, molto molto più opaca e molto più fissa sul viso. Sicuramente, come dicevo all'inizio del video, questa non è una base
cose che io faccio tutti i giorni, sostanzialmente perché, come avete potuto vedere da me struccata, ho delle imperfezioni, ho tanti rossori, ma non ho bisogno di una coprenza così esagerata per tutti i giorni. So che tanta gente invece piace la super full face anche per quanto riguarda la coprenza del fondotinta. Io ero una grandissima amante di questo effetto, ultimamente mi piace un po' di più la base più naturale, non so se si può chiamare così, perché comunque faccio sempre contour, blush, illuminante e chi più ne ha più ne metta, però per quanto riguarda il fondotinta vero e proprio mi piace un effetto un pochettino più glow, un pochettino più naturale. So che è un po' un controsenso io che dico questa cosa iper truccata così, ma sapete che sono una persona molto molto poco sobria. Allora, dopo tanti mesi di test di questo fondotinta, vi dico delle info che sicuramente vi possono essere utili. Uno, questo fondotinta ha una buona tenuta se fissato benissimo, ma dovete assolutamente fare attenzione a fissarlo bene, perché se non lo fissate bene, dopo qualche ora tende a lucidarsi. Io, per chi ha la pelle proprio iper oleosa, non lo consiglio eccessivamente, lo consiglio più per chi ha una pelle da mista a normale. Se cercate un effetto iper coprente, siete disposti a spendere una quarantina di euro per questo fondotinta, è super super approvato. L'effetto per un'occasione speciale a me piace tantissimo, e anche per quelle volte in cui appunto magari mi viene qualche imperfezione in più, si può stratificare. Quindi questo fondotinta in realtà io molto spesso lo utilizzo mettendo la metà della quantità che avete visto durante l'applicazione, e applicandolo con la blender mi dà una coprenza più naturale, ma allo stesso tempo mi uniforma alla perfezione il viso. Quindi con questo metodo d'utilizzo lo consiglio anche a chi non vuole proprio essere perfetta e sembrare appena uscita da una foto di Instagram, perché più o meno questo è l'effetto. Cioè, questo fondotinta lo capisco perché si chiama faux filter, perché va proprio a dare l'effetto, soprattutto in fotocamera e in videocamera, di pelle senza nemmeno un minimo difetto. Cioè, sembra che la mia pelle sia iper perfetta, quando in realtà avete visto che non è proprio super 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 perfetta. Io spero davvero tanto che questo video vi sia stato utile, che vi abbia fatto scoprire un prodottino interessante e che vi abbia aiutato nella scelta dell'acquisto o meno di questo fondotinta e degli altri prodottini che abbiamo provato insieme. Voglio sapere assolutamente con un commentino qui sotto se avete questo fondo, come vi ci trovate, o se avete valutato l'acquisto di questo fondotinta adesso in passato. Io vi mando un grandissimo bacio, mi raccomando, se ancora non mi seguite sugli altri social fatelo, ho anche un secondo canale insieme al mio fidanzato che si chiama DebsEP, trovate sempre tutto quanto giù nell'info box e alcune informazioni anche alla fine del video con la mia end card. Noi ci vediamo prestissimo, bye bye!